Cari amici, benvenuti in questo video dedicato a Doki Doki Literature Club Plus. In questo momento stiamo seguendo la seconda route, ovvero quella di Natsuki, per fare in modo di rendere felici tutte le ragazze del club di letteratura. Inoltre, man mano che scriviamo poesie per le ragazze, sblocchiamo anche delle scene extra, perché vi ricordo che in Doki Doki Literature Club Plus ci sono anche delle scene extra, tutte ambientate prima che arrivasse Kirio al club. Il club è stato fondato da Monica, poi è arrivata Sayori, che è diventata la vicepreside. Poi è arrivata Yuri, che ha portato un sacco di libri fantasy giganteschi con delle saghe infinite, e infine è arrivata anche Natsuki con i suoi manga, e la cosa a Monica ha dato un po' fastidio. Pare che tra le due non ci sia abbastanza rispetto, perché Natsuki non considera Monica come un'autorità e Monica non considera che i manga siano letteratura. In questo anche Yuri è d'accordo, Sayori no, Sayori invece pensa che i manga siano una gran cosa e vuole leggerli anche lei. Abbiamo già visto come è stato l'incontro, adesso vediamo come proseguirà questo piccolo diverbio riguardo i manga nel club, ecco. Rispetto parte 2, iniziamo la storia secondaria. Che schifo, perché Monica fa tanto la stronza? Natsuki, non hai ancora visto niente. Dovrebbe ringraziarmi per essere entrata nel suo stupido club, tanto non riuscirà a trovare altri membri. Era meglio se non li trovava, guarda. Di solito Monica è molto gentile, si impegna molto per accontentare tutti i membri del club, e si vede. Sì, figurati. Beh, di solito sì, forse quando non è impegnata a giudicare la gente. Che male c'è se mi piacciono i manga? Perché non lo accetta e basta, anziché liquidare? Darli come una stupidaggine, come ha detto anche Yuri. Io lo accetto. Penso che siano graziosi. Oh, e dai, è solo un altro modo per dire la stessa cosa. Scusa, mi sono espressa male. Volevo solo offrirti il mio appoggio. Natsuki tira un sospiro. Sì, lo so, grazie. È solo che è una situazione del cavolo. Vuoi che parli con Monica? Non ne ho idea. Non credo che cambierebbe opinione su di me. Cioè, anche se la convincessi a darci un taglio, non mi farebbe sentire di colpo la benvenuta nel club. Dovrei semplicemente cercarmene un altro? No, aspetta, non ce n'è bisogno. Possiamo risolvere la cosa, dai, ti prego. Insomma, sono la vicepreside, o almeno credo. E io non voglio che tu te ne vada. Tutti meritano di sentirsi benvenuti e di essere felici. Quindi voglio che sia così anche per te. Mi domandavo, per quale motivo hai deciso di entrare nel club di letteratura? Natsuki esita. È un motivo un po' scemo. Oh, non dire così. Quando tutti sono i benvenuti non esistono motivazioni sceme. Non ero la benvenuta. Invece sì per me. Allora, però non dirlo a nessuno, ok? Soprattutto non a Monica, ok? Lo prometto. Natsuki tira un sospiro. Sono solo stanca di sentirmi continuamente giudicata. Non posso mai godermi quello che mi piace senza sorbirmi qualche commento spocchioso. Non è che mi importi di quello che pensano gli altri. No, figurati. Però sai, sui manifesti del club di letteratura c'è scritto che puoi essere te stesso. Quindi ho deciso che valeva almeno la pena tentare. Ma a quanto pare non era vero niente. Natsuki è abbattuta da un calcio al muro davanti a lei. Oh, e mi piace anche scrivere. Sul serio? E perché non lo hai detto a Monica? Perché no? Mi stava giudicando in modo così antipatico che non mi andava di dirle quel che voleva sentire. Non si meritava che le dessi quella soddisfazione. E se avesse saputo che mi piace scrivere, avrebbe fatto come tutti gli altri e avrebbe cercato di allontanarmi dai manga a favore della cosa che ritiene più matura. Ah. Le due restano in silenzio per un po' di tempo. Sayori capisce che far tornare Natsuki al club è fuori discussione, almeno per quel giorno. Ma Natsuki aveva un motivo per entrare nel club, come tutti gli altri, e farla sentire la benvenuta è parte della filosofia del club. Tu meriti di esprimerti come tutti gli altri, il club dovrebbe servire a questo in teoria. Allora, farò tutto il possibile per mettere a posto le cose, lo prometto. Piccola Sayori, come cerca sempre di rendere tutti felici. È l'ora di pranzo del giorno seguente. La mensa e i corridoi brulicano di studenti che si affrettano ad andare dagli amici per sfruttare al meglio quella breve pausa. Dove sarà? Fra loro c'è Monica, che pranza sempre in classe, ma che oggi ha qualcos'altro da fare. Temendo che Natsuki avrebbe evitato il club, ha deciso di cercarla durante la pausa pranzo per potersi scusare. Quando ancora aveva un'anima. Dopo aver cercato a lungo, Monica finalmente la trova. Nonostante la bassa statura, il colore dei capelli di Natsuki la fa risaltare dalla folla. Oddio. Monica si sente improvvisamente in imbarazzo ed esita ad avvicinarsi. Natsuki è con alcune amiche che Monica non riconosce e stanno chiacchierando tutte vivacemente. Sarebbe poco educato interromperle. Ah già, alla fine poi sei entrata nel club di letteratura? Certo che sì, perché non avevi dovuto? Ah, te l'avevo detto che l'avrebbe fatto. E dai, lo sai che ci è entrata solo perché non la finivi di criticarla per il club di anime. Vi ho detto che non mi è mai nemmeno saltato in testa di entrarci. Sì, come no.
Beh, bisogna riconoscerle che almeno sta cercando di crescere un po' e di staccarsi da quelle porcherie, dagliela! Ah, vero, beh, congratulazioni per esserti finalmente lasciata le medie alle spalle, Natsuki, siamo fieri di te. Comunque Natsuki ha 14 anni, nel senso, può avere il diritto di leggere quello che vuoi. Leggo anch'io i manga che ho un po' più anni di Natsuki, voglio dire. Non rompere, lasciami fare quello che mi va. Stavo scherzando, lo sai che ti vogliamo bene? Già, quando il club di letteratura ti avrà reso una famosa scrittrice, saremo le prime a comprare il tuo libro. Cosa? Vuoi comprare le sue fanfiction porcellose? Scrive le fanfiction porcellose, Natsuki, interessante. Sì, ovviamente, voglio una copia autografata. È una cosa di anni fa, nel frattempo sono cresciuta e ho smesso, no? Te l'ho detto, sto scherzando, e comunque è un buon modo per ricordare quanti passi in avanti hai fatto da allora. Ma guarda, Natsuki, che c'è gente che ci si è fatta i soldi con questa roba qui, con la letteratura un po' smut, un po' smooth, come cavolo si pronuncia, o con il fairy porn, o con il camp buddy, insomma, senza contare che senza di noi non ce l'avresti mai fatta, quindi siamo autorizzate a prenderti in giro. Sì, certo. Crescono così in fretta, sono commossa. All'improvviso Natsuki getta un'occhiata in direzione di Monica, spingendola a voltarsi e ad allontanarsi velocemente. Ma come? È stato bruttissimo. Dovevo dire qualcosa per difenderla. Perché devo sempre evitare i conflitti in questo modo? Perché sei della bilancia, Monica, è molto semplice. Anzi no, forse la che ci penso è della vergine. Ah, mi detesto, non ne combino una giusta. Dopo la fine delle lezioni, Monica va verso l'aula del club con aria assente. All'interno trova Yuri con gli occhi fissi su un libro come al solito. Monica va verso un banco e ci si lascia cadere, una cosa che sembra fare spesso negli ultimi tempi. Yuri, non lo so se posso fare la presidente del club. Cioè, non sono capace di gestire le cose quando non vanno esattamente come voglio. Yuri alza gli occhi dal libro. Il club di letteratura è un posto dove ti puoi esprimere, ma solo se è esattamente come piace a me. Mi sto odiando. E soprattutto odio di non aver riflettuto abbastanza dal capire che razza di errori facessi, altro che essere matura. Scusami, non dovrei sfogarmi così, è solo che, ecco, ho la testa piena di pensieri. No. Mi piace ascoltare. Sul serio? Ah, perché? Yuri fa spallucce. Mi fa sentire bene, ecco tutto. Ah, beh, ok, vorrà dire che continuerò. Yuri annuisce. Sì. È solo che, beh, Natsuki è parecchio brusca, dico bene. Non sembrava che ci prendesse sul serio. Non capivo nemmeno perché volesse entrare nel club. L'ho vista in corridoio all'ora di pranzo. Era con le sue amiche ed erano cattivissime con lei. Le hanno detto di crescere, di darsi una regolata, che il club di letteratura l'avrebbe aiutata ad allontanarsi dai manga. E mi ha fatto arrabbiare tantissimo. Insomma, lasciatela divertire. È una cosa che le piace. Perché gliela volete portare via? E mi sono resa conto che ho praticamente fatto lo stesso, soltanto in modo più indiretto. Avrei dovuto farla sentire orgogliosa della sua passione e invece l'ho sminuita. Peggio, non l'ho riconosciuta affatto. L'ho fatto persino con te, Yuri, quando sei entrata nel club. Ah, sì? Sì, me lo ricordo. Siccome il fantasy non mi interessa molto, stavo cercando di sminuire la cosa, ma poi è arrivata Sayori e ha monopolizzato la conversazione. Avrei dovuto riflettere sull'accaduto, ma non l'ho fatto perché ho lasciato che Sayori gestisse la situazione. E sto ripetendo lo stesso errore, solo che stavolta ho ferito una persona per davvero. Monica scuote la testa. Sono stanca di aver paura di ciò che non mi fa sentire a mio agio. È una cosa stupida. Cioè, Natsuki sarebbe davvero felice se le permettesse di condividere la sua passione. Mi fa una gran rabbia che le sue amiche la trattino in quel modo. Gliela farò pagare. No, 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 non fare niente, Monica, sei fin troppo brava a far pagare le cose alla gente. Gliela farai pagare? Eh sì, e lo farò assicurandomi che questo club letterario sia come lo vuole Natsuki, non come pensano loro. Sayori si precipita nella stanza all'improvviso, facendo saltare sulla sedia Monica e Yuri. Con un'espressione severa, così rara per lei, cammina decisa verso il banco di Monica e si siede accanto a lei. Voglio prendere la parola. Lo posso fare perché sono la vicepreside. E a proposito di Natsuki? Sì, già, lo so. Ho sbagliato. Mi dispiace un sacco. Ne stavo parlando con Yuri proprio adesso. Sul serio? Ho svilito la sua passione al punto che si è sentita minacciata e probabilmente rifiutata. È l'esatto opposto di ciò che avrebbe dovuto essere il club di letteratura. Devo proprio farmi perdonare. Oh, evviva, ce l'ho fatta! Grazie per essere intervenuta, Sayori. Sono contenta che ci capiamo. L'amicizia vince ancora una volta. E dimmi, come vuoi farti perdonare? Ho un piano. Sayori, sai se oggi Natsuki viene alla riunione del club? No, non credo proprio. Ok. Proprio come temeva Monica, non per via del suo piano, ma perché vede i danni che ha causato senza volerlo. Ma l'unico modo per fare la cosa giusta è affrontarli di petto. È facile rifugire il conflitto e attendere che esploda, ma non è sufficiente. Per rispettare davvero i sentimenti di chi hai ferito, devi avere la forza di guardarlo negli occhi e chiedere scusa. E l'errore non è stato l'aver gestito male il club, ma mancare di rispetto verso i sentimenti di Natsuki. Ok, pensi di riuscire a farla venire alla riunione di domani? Direi di sì. Ok, fantastico. Yuri, non devi preoccuparti di niente, ma grazie di essere mia amica. Sei brava ad ascoltare.
Yuri, tormentandosi i capelli, si volta per nascondere un sorriso. Beh, credo che quella di oggi sarà una riunione molto silenziosa. Esco per un po', va bene? Sì, sì, io sarò qui a leggere con Yuri. E quello è uno dei volumetti di Natsuki? Che ci fa qui? Sayori prende un manga posato su un banco vicino a lei. Ah, quello? Forse Natsuki si è dimenticata di rimetterlo a posto, o forse lo stava leggendo Monica. Ma io avevo capito che avesse lasciato il club. In realtà Monica stava... Ok, Yuri, è sicuramente stato qualcun altro che usa quest'aula, capito? Monica sorride a entrambe, poi saluta ed esce dalla stanza. Stava chiaramente leggendo lei quel fumetto, dai, è chiaro. Non avrei dovuto lasciarlo fuori. Se Sayori capisse, lo direbbe sicuramente a Natsuki e le cose si farebbero imbarazzanti. Beh, era ovvio. Comunque, chissà se c'è un pianoforte libero nell'aula di musica. L'ora della riunione di club successiva è già arrivata. Monica e Yuri sono le prime a entrare. Oh, sono così in ansia. Secondo te Sayori riuscirà a portare qui Natsuki? Sì. E come fai a saperlo? È Sayori. Sai che ti dico? Hai ragione. Il tempo passa lentamente. Monica si siede, poi si alza per camminare avanti e indietro. Infine si siede di nuovo. Yuri non stacca gli occhi dal suo libro. Poi finalmente la porta si apre. Sayori entra con passo deciso. Dietro di lei Natsuki si trascina all'interno, guardandosi intorno nervosamente. Eccoci, bentornata. Monica, la presidente del club, si alza e le saluta con un sorriso. Sayori sceglie un banco e si mette a sedere. Natsuki si siede vicino a lei. Mentre guarda a turno i membri del club, Monica viene assalita da un senso di nostalgia. Un tempo era abituata a stare in piedi davanti all'aula del club in quello stesso modo, cercando di immaginarsi chi si sarebbe seduto di fronte a lei. Non potevo immaginare quanto fossero davvero unici e imprevedibili i membri del club. Ognuna aveva le sue difficoltà e i suoi motivi per abbracciare la filosofia che Monica aveva pubblicizzato in maniera effettivamente un po' vaga, in cerca di fiducia, comprensione, rispetto, che sono i titoli delle tre storie lette finora. Quali nuove lezioni riserverà il futuro del club letterario? La lezione di come liberarsi delle proprie compagne di classe. No! Rendendosi conto che sta correndo troppo, Monica fa un respiro profondo e torna al presente. Ok, gente, il club letterario ha inizio. Abbiamo un'attività in programma per oggi. Monica si gira verso la lavagna. Sopra ci scrive manga a lettere maiuscole. Oggi un'esperta ci insegnerà quello che c'è da sapere su una forma di letteratura particolare, i manga. Oh, e dai! Non ti sembra un po' troppo forzata la cosa? Lo so che in realtà non vuoi, quindi smettiamola. Monica scuote la testa. Natsuki? Siamo alla parte più difficile. Dopo essere arrivati a questo punto sarebbe facilissimo sorridere e passare oltre, ma non è sufficiente, non stavolta. Mi dispiace. Ho sbagliato a non prenderti sul serio quando sei stata tanto gentile da esprimere interesse nel mio club. Ci ho riflettuto e mi sono accorta di avere dei pregiudizi contro i manga. Per questo ti ho mancato di rispetto e me ne scuso. Ma penso che tu abbia il diritto di condividere la tua passione con noi. Posso farmi perdonare in qualche modo? Beh, grazie, ma lo so che lo stai facendo solo perché te lo ha chiesto Sayori. No, aspetta, non è vero. È stata tutta un'idea di Monica, io non ho avuto neanche modo di parlarle. Ne sono testimone anch'io. Questo è il club di letteratura, un luogo dove tutti possono essere se stessi. Tutte noi abbiamo i nostri interessi e le nostre differenze. La mia filosofia è permettervi di esprimerli liberamente, a meno che non siate interessati a Kiryu, in quel caso vi... capito. E il mio obiettivo è rispettare tutti in questo senso. Perciò voglio conoscere le cose che ti rendono felice. Meriti di condividere questa gioia come chiunque altro. Ti va bene? Natsuki distoglie lo sguardo ed esita. Ma sono stupidaggini, davvero. Intendo le cose che mi piacciono. Monica sorride. Si mette in ginocchio davanti al banco di Natsuki e la guarda dritta negli occhi. Se ti piacciono, non sono stupidaggini. Oh, tranne nel mio caso. Neanche tu sei stupida, Sayori. E va bene, vi mostrerò qualcuno dei miei manga, ma solo perché hai ammesso che in fondo sono letteratura anche quelli. Natsuki si alza. Ah, giusto, non ve l'avevo detto, ma in realtà mi piace anche scrivere. Sono praticamente una professionista. Però non volevo piacerti solo per quello. Wow, sul serio? Ah, non avevo capito proprio nulla di te, Natsuki. Vabbè, non fa niente. Tanto oggi non si parla di quello, giusto? No, parleremo di manga, spero che siete pronte. Ma che carine però, dai. Ma non si è sbloccata nessuna... Ah, ok, continua, speravo che continuasse ancora un po'. È passata una settimana da quando Natsuki è tornata al club di letteratura. Da allora le attività avviano a pieno regime. Ogni ragazza ha avuto un giorno da protagonista, in modo da poter condividere i propri gusti letterari con le altre. Alla fine dell'ennesima riunione, Monica si avvicina a Natsuki mentre sta uscendo. Devi correre subito a casa, Natsuki? No, non direi, perché. Oh, è che volevo mostrarti una cosa, se hai qualche minuto di tempo. Certo, di che si tratta? Ah, non è qui, ti va di seguirmi nell'aula di educazione musicale? Nell'aula di educazione musicale? Perché?
Lo vedrai. Ah, che carina questa stanza. Sai, stavo ripensando a una cosa. Quando nel club c'eravamo solo io e Sayori, parlavamo di come ci immaginavamo che sarebbe diventato. Per noi era molto importante che fosse un luogo dove le persone potevano esprimersi. E lei mi ha detto una cosa strana, che stavo cercando di crearmi il club di cui io avevo bisogno più di chiunque altro. Credo di averla capita solo quando sei arrivata tu. Perché mi ha insegnato davvero molto su di me, sai, sulle cose che ero troppo testarda per ammettere. E dai, non puoi dire sul serio, io non ho fatto niente. Ho solo portato una montagna di manga e poi mi sono anche incavolata quando non ho potuto fare come volevo. È stato molto stupido da parte mia esagerare la questione. No, sinceramente, ne avevo bisogno. Se non avessi espresso il tuo dispiacere, non mi sarei mai nemmeno accorta di aver sbagliato. E comunque le tue emozioni sono legittime. Meritano di essere ascoltate e anche rispettate. È solo che a volte è molto difficile pensarla così. Cioè, ecco, non dovrebbe importarmene nulla di cosa pensano gli altri, ma quando tutti ti criticano perché sei fatta in un certo modo, diventa difficile far finta di niente. Inizi a credere che sei davvero tu il problema. È come se non facessi abbastanza per accontentare gli altri. Pretendo troppo se voglio solo piacere agli altri senza nascondere parti di me? Io credo di no. Vorrei solo che a volte qualcuno cerchi di appezzarmi per chi sono veramente. Mentre Monica ascolta, ricorda vividamente il modo in cui le amiche di Natsuki la trattavano e con quanta naturalezza. Da quanto tempo lotta con questo atteggiamento, rifiutandosi di cambiare per gli altri? Vorrei essere forte quanto te, Natsuki. Sei così onesta con te stessa. Io cerco sempre di apparire perfetta agli altri. E appena vedo il minimo segno di dissenso, crollo. Ma grazie a te ho cominciato a riflettere su queste cose. Mi hai spinto a cominciare a lavorarci. Ma... io, beh, come ho detto, non ho fatto niente. Ma sei stata te stessa, non dovevi fare altro. E c'è anche un'altra cosa. Monica inspira. Il fatto è che... forse ho letto qualcuno dei tuoi manga. Che cosa, tu? Ma che cavolo, e perché non me l'hai detto? Scusami, penso, ecco, mi vergognavo un po' ad ammetterlo dopo che ti ho criticato tanto. Vabbè, non ci posso credere che proprio tu hai letto dei manga a mia insaputa, è così buffo. Beh, sì, ne ho sfogliato uno per curiosità, ma alla fine ne ho letti un bel po'. Ma insomma, uno dei personaggi è in un club di letteratura, che coincidenza, no? Hai letto Perfect Girls? Wow, ha degli ottimi gusti. È solo un volume. E poi l'ho scelto a caso. Beh, allora è un ottimo intuito. Mi devi raccontare quali sono le parti che hai preferito? Beh, penso che fosse destino in un certo senso, perché la protagonista non solo è in un club di letteratura, ma suona anche il pianoforte. È proprio strano perché ho sempre voluto imparare a suonarlo. No, non ci credo, ha iniziato a prendere lezioni di pianoforte perché ha letto Perfect Girls, esattamente come Natsuki ha cominciato a fare i dolcetti perché l'ha letto su Perfect Girls. Sto fumetto è incredibile. Ora... era così perfetta, il genere di persona che avrei voluto essere io se non fossi continuamente assalita dai dubbi. Che momento carino, dai. Monica va verso il pianoforte e si siede. Ho sempre pensato di dover condividere soltanto i miei lati migliori, quelli che fanno colpo o che mi fanno volere bene, ma dopo che tu sei entrata nel club ho capito quanto in realtà questa mentalità sia autodistruttiva. Condividiamo le cose perché vogliamo esprimerci, condividere le esperienze ci permette di fare lo stesso con le emozioni. E volevo mostrarti questa cosa, perché se non fosse stato per te non avrei mai cominciato a suonare. E penso che il merito sia di Perfect Girls, non mio. No. Beh, forse è vero che Perfect Girls mi ha fatto venire quest'idea, ma sei stata tu a spingermi a continuare a esercitarmi ogni giorno? Ogni giorno? Perché, sai, mi fai pensare che se voglio fare qualcosa dovrei farla, punto e basta. Insomma, non è da molto che mi esercito e non sono neanche molto brava, anzi direi per niente. Però ho composto una canzone per il club, oh no! Ci ho messo davvero tanto impegno. Non a parole, ma beh, ecco... Qui fa rivedere un po' i loro momenti insieme, fin dall'inizio in cui è stato fondato il club, quando arriva Sayori, quando poi arriva Yuri, finalmente timidissima con i suoi giganteschi fantasy, quando poi Yuri pensa che Sayori abbia pietà di lei, invece la verità è che Sayori voleva soltanto renderla felice, poi arriva Natsuki e Sayori fa subito amicizia anche con Natsuki, Natsuki con i suoi manga e con i suoi biscotti. È anche il momento in cui Monica e Natsuki si sono un pochino scornate. Povera Natsuki, come c'era rimasta male. Meno male che Sayori è intervenuta. E
vabbè, alla fine sono finite tutte e quattro insieme, grandi amiche, tutte nello stesso club. E tutto questo finché non c'era Kirio. Che cavolo ci sei andato a fare, Kirio? Ma potevi andare da un'altra parte? Finita? Era molto bella. Davvero? Sì, ma stai scherzando? Cioè, sei praticamente già una professionista. Ma che? Ha un nome questa canzone? Hai detto che parlava del club, quindi... Sì, si chiama La mia canzone, sulle tue note. Perché tutti portano qualcosa di unico al club. Penso che sia completamente diverso da come me l'ero immaginato. Ma ero una perfezionista e un egoista, ecco. Non deve essere una cosa per me, ma per tutti. E siete tutte voi a plasmare il club. Non voglio che questa cosa cambi. Beh, penso che sia un segno di premura verso gli altri. E mi fa anche sentire un po' lusingata. Mi sembra di non meritare tanta approvazione. Neanch'io sono stata molto paziente quando sono entrata nel club. Credo che probabilmente dovrei scusarmi anch'io. Ero stanca e stufa per motivi miei e sono esplosa quando mi avete lasciato fare quel che volevo. Quindi sì, ecco, in realtà non volevo sfogarmi con te. Sono stata molto immatura. Sei proprio brava se riesci a far scusare una testona come me. Non fa niente. Anch'io ci ho messo una pietra su. Credo che siamo già a posto. Però sei dolce ad averci pensato. Riflettere su queste cose richiede molta maturità. Beh, mi chiedo da chi l'ho presa. Oh, lascia perdere. Comunque tutto a posto, a patto che mi facciate tenere i miei manga nel club. Hai ammesso che sono una forma di letteratura, ora non te lo puoi più rimangiare. Stane sicura, il ripostiglio è tutto tuo. Te lo farò rimangiare quando arriva Kirio. Sai che ti dico, domani porterò una cosetta per il club. Voglio fare qualcosa di carino per ricambiare, dolcetti suppongo. Qualche cosetta? Che cosetta? Ah, lo vedrai, ma dubito che rimarrai delusa. Com'erano carine quando ancora non c'era Kirio tra le scatole. La riunione di club seguente si rivela particolarmente gustosa. Eh beh, ha portato dei cupcake sicuramente. Molto carina questa storia secondaria, davvero molto molto carina. Anche se purtroppo le sei storie secondarie sono già state tutte quante sbloccate. Ed è veramente un peccato perché siamo appena all'inizio del gioco, ma vedremo, ecco, vedremo come altro intrattenerci, probabilmente cercando di fare il finale perfetto perché ancora non l'abbiamo mai visto insieme. Sono tornata nel gioco principale e adesso è il momento di scrivere la seconda poesia per Natsuki per sbloccare un'altra scenetta simpatica con lei. Parco giochi, l'ultima parola, Natsuki è contenta, possiamo andare avanti. E skippiamo un po' di conversazioni, per esempio quella in cui Sayori vorrebbe comprarsi un biscotto ma non ha i soldi, quindi cerca di farselo offrire da Kirio, ma alla fine gliene offre uno Natsuki. Ciao Natsuki. Dopo poco Natsuki mi si avvicina trepidante. Sì, non preoccuparti, ho mantenuto la promessa. Tiro fuori dalla cartella il primo volume di Perfect Girls. Natsuki me lo prende dalle mani, poi lo rigira rapidamente come per controllare se non ci sono pieghe. Ehi, non sono così sbadato, maneggio manga continuamente. Volevo solo essere sicura, è normale che sia un po' paranoica. Non affido i miei manga al primo che passa, sai? Hai ragione, ci sta. Beh, comunque ora lo rimetto a posto, ti porto il prossimo, ok? Non vedeva l'ora, Kirio. Natsuki si avvicina al ripostiglio. E io la seguo. Adesso mi racconti per filo e per segno cosa ne pensi, va bene? Dov'è che finisce il volumetto? Non me lo ricordo. Ah, il capitolo è finito con Minori e Alice che trovano... Monica! La voce di Natsuki suona da dentro il ripostiglio. No, non trovano Monica, e Monica che le ha spostato qualcosa. Do un'occhiata dentro. Tutti i libri di Natsuki sono allineati sullo scaffale più alto dove lei non arriva. Hai spostato di nuovo i miei manga? Scusa, la prof si lamenta perché occupiamo troppo spazio, perciò ho dovuto spostare alcune cose e pulire un po'. C'è ancora tutto, l'ho solo riordinato un po'. Oh... Lo scaffale in alto è molto al di sopra della testa di Natsuki. Saltella inutilmente per raggiungere i manga. Uffa, così è davvero scomodo. Adesso li rimetto tutti giù. C'è spazio in abbondanza sugli scaffali. E poi fanno un bel effetto quando sono tutti in fila. Perché sprecarlo sullo scaffale più alto? Ah, Natsuki, usa lo sgabello. Nel ripostiglio c'è uno sgabello pieghevole appeso al muro. Vuoi che li prenda io? Faccio da sola. Natsuki afferra lo sgabello dal muro e lo apre. Pensi che sia troppo bassa? Sì. Cioè, lo sapevo. Beh, la sai una cosa? Sta a guardare. Natsuki salta sullo sgabello che si rivela un po' traballante dato che è pieghevole. Attenta. Lo so cosa sto facendo. In piedi sullo sgabello Natsuki arriva allo scaffale in alto solo con la punta delle dita. Non avrei problemi al posto suo, ma Natsuki è testarda come suo solito. Con le dita Natsuki trascina pian piano uno dei cofanetti più piccoli fino al bordo dello scaffale. Visto? All'improvviso il cofanetto si inclina. Natsuki lo afferra al volo, lo sgabello vacilla. Natsuki perde l'equilibrio e salta giù dallo sgabello. Per fortuna riesce a rimanere in piedi. Tiene il cofanetto in mano trionfante. Ecco qui. Natsuki è un po' scossa per la scampata caduta. E dai, non devi dimostrarmi nulla. Comunque non puoi prendere i cofanetti più grandi in quel modo. Io ci arrivo, perciò ho detto che faccio io. Non voglio il tuo aiuto, ok? Vado a prendere una sedia, tu aspetta qui.
Natsuki mi spinge via mentre esce dal ripostiglio. Vediamo. Le sedie dell'aula sono agganciate ai banchi e non entrano nel ripostiglio. Aha! Natsuki raggiunge la cattedra dove c'è una sedia da ufficio. La spinge sulle rotelline verso il ripostiglio. Una sedia con le rotelline. È un po' rischioso visto che la sedia è girevole e ha le rotelline. Ma ho imparato la lezione e tengo la bocca chiusa. Ash! Natsuki sale sulla sedia, poi lentamente si mette in equilibrio. Dato che rifiuta il mio aiuto, appoggio la schiena allo stipite e sto a guardare. Poteva almeno tenerle ferma la sedia, eh? Ah, ecco fatto. Visto, adesso è facile. Natsuki afferra una pila di manga e si china per sistemarla sullo scaffale sotto. Oh! La sedia gira su stessa, Natsuki si aggrappa allo scaffale per non cadere. Ma cosa fai? Non puoi almeno tenermi ferma la sedia invece di stare lì a far niente? Chi è che mi aveva detto di non aiutarla? Sì, sì, te la tengo io. Tengo ferma la sedia mentre Natsuki torna ad alzarsi. Riesco quasi a vederle sotto la gonna. Mi costringo a guardare da un'altra parte. Natsuki proprio non ci ha pensato. Quando se ne accorge mi uccide. Ah ah. Natsuki prende tra le braccia il cofanetto di Perfect Girls, il più grande sullo scaffale. Ah, è pesante. Ehi Kirio, non credo di riuscire a chinarmi senza cadere. Presto, prendi que... Eh? Ma così devo lasciare andare la sedia? Va bene, solo per un secondo, sbrigati. Va bene, aspetta solo che mi alzi. Lascio lentamente la presa sulla sedia. Come sarebbe aspetta che mi alzi? Natsuki abbassa lo sguardo su di me. Perché sei là dietro? Natsuki sembra essersi appena accorta di qualcosa, ma se si muove perderà l'equilibrio. Natsuki, il cofanetto... Dove stai guardando? Vuoi guardarmi le... A Natsuki tremano le gambe. No, no, è solo che... Natsuki, non provare a muoverti? Dammi il cofanetto e basta. Razza di pervertito. Era tutta una tattica. Vattene. Fuori di qui. Ma io faccio da sola. Improvvisamente la sedia gira su se stessa sotto i piedi di Natsuki. Natsuki? Ah! In un istante si scatena il caos e la sedia vola via sotto i piedi di Natsuki. Cerco freneticamente di afferrarla. Il cofanetto le cade di mano. I fumetti volano dappertutto. Presa? Che botta. Natsuki cade su di me e finiamo a terra. Un mucchio di volumetti mi arriva in faccia. Natsuki si protegge con le braccia e atterra di faccia sul mio petto. Oh! Il mio braccio destro e la mia schiena accusano il colpo. Aia! Lentamente Natsuki torna in sé. Ah! Si appoggia di peso su di me con le braccia per sollevarsi. Natsuki sembra accorgersi soltanto ora di non trovarsi sul pavimento. Che schifo, che schifo! Mi arriva un pugno dritto in petto. Poi Natsuki si alza in piedi. Ma cosa credevi di fare, razza di maiale? Va tutto bene lì? Ho sentito un gran rumore. All'improvviso Monica sbircia dentro. Monica, visto cosa succede quando metti manga sullo scaffale in alto? Ma stai cercando di uccidere i membri del club? Sì, proprio quello, esattamente. Natsuki ha capito tutto. Accidenti. Scusa, scusa. Ah, e un'altra cosa. Pare che l'ultimo arrivato nel club sia un completo pervertito. Spero che tu sia contenta. Io non so proprio come spiegare tutta questa strana situazione a Monica. Non ho fatto niente, lo giuro. Lo so, non preoccuparti. Monica me lo dice a bassa voce. A quanto pare sono fuori dai guai. Oh no, i miei... Ah? Abbasso lo sguardo. Natsuki è inginocchiata in terra e tiene in mano uno dei suoi volumetti sparpagliati ovunque. Sulla pagina c'è una lunga piega diagonale che lei sta disperatamente cercando di spianare. Oh, devo essere atterrato su quella pagina. Natsuki prova ancora un po' a spianare la piega, ma non ci riesce. All'improvviso si arrende, chiude il volumetto con violenza e poi lo getta a terra. Invece di riprendere a urlare, abbassa la testa e comincia a piangere. Natsuki, stai... No! La voce di Natsuki si incrina. Vedo le lacrime sul suo viso. Ti aiuterò a togliere la piega, ok? È anche colpa mia, perciò... Natsuki scuote la testa tenendo lo sguardo basso. No, non ci tengo poi tanto. È solo che oggi per me è davvero una brutta giornata. Natsuki singhiozza di nuovo. Non volevo sfogarmi con te. Davvero non volevo. Non fa niente. C'è qualcosa di cui vuoi parlare? Natsuki scuote la testa. È solo che... Ogni giorno è così dura, vorrei solo venire al club e... Natsuki resta di nuovo in silenzio. Non voglio pressarla, quindi farò quel che so fare. Va bene. Ora ti aiuto a rimettere in ordine e ci penso io a spostare il resto dei manga. Ah, prendo il volume 2 di Perfect Girls. Questo lo mettiamo da parte. Saprà tirarti sul morale, dico bene? Possiamo leggerlo non appena avrò finito qui. Natsuki alza lo sguardo con gli occhi lucidi. Le trema il labbro. Che tu sei così gentile con me. Sono parole strane per Natsuki, non me le aspettavo. Beh, siamo amici, no? Natsuki abbassa la testa e soffoca un altro singhiozzo. Non so bene cosa le stia succedendo oggi, ma essere gentile è il minimo che posso fare. Restiamo un paio di minuti in silenzio mentre comincio a raccogliere i volumetti sparsi. Sto attento a metterli nel giusto ordine nel cofanetto. Dopo un po' Natsuki inizia ad aiutarmi. Finiamo rapidamente e io poso il cofanetto sul ripiano che aveva scelto Natsuki. Poi salgo sullo sgabello e sposto rapidamente il resto dei fumetti dallo scaffale più alto. Bene, così dovrebbe bastare. Salto giù dallo sgabello. Natsuki distoglie gli occhi. Grazie.
Non c'è di che. Natsuki tiene in mano il volumetto che ho messo da parte. Va bene, sono pronto. Bene, e anche se non lo fossi ti costringerei. Prenditi la responsabilità di quello che hai detto. Quella cosa di tirarmi sul morale. Se insisti. Ci sediamo nello stesso posto dell'ultima volta e apro il secondo volume. L'umore di Natsuki migliora rapidamente, ride e mi indica le vignette. È davvero acuta, mi fa notare l'uso sottile dei tormentoni e altri dettagli. Alla fine resto colpito dal modo in cui diversi aspetti del manga si legano insieme. Dopotutto Natsuki ha buon gusto. Poco dopo, come al solito, Monica richiama la nostra attenzione. È di nuovo ora di condividere le poesie. Questo lo tengo io per ora. Sì, mi sembri più entusiasta questa volta. Beh, comincio ad appassionarmi. Te l'avevo detto. Ok. Torno al mio posto e metto il volumetto nello zaino. Adesso si può anche andare un pochino più avanti, ma ovviamente prima dobbiamo far leggere a Natsuki la poesia. Natsuki legge la mia poesia. Continua a guardare prima me e poi di nuovo la poesia. Ormai deve averla letta più di una volta. Che? È brutta? No, non è brutta. È bella, è davvero bella, ok? Ecco, l'ho detto. Oh, ci mancava solo questa. Perché non puoi essere scarso e basta? Dovrebbero essere le mie poesie a far colpo su di te, non il contrario. Cerchi di far colpo su di me? Ovvio, non mi lascerei mai mettere in ombra dalle poesie di Yuri. Per cortesia. Beh, in tal caso che problema c'è se cerco di fare colpo su di te? Ora te lo dico, tu... La faccia di Natsuki si blocca come se si fosse appena resa conto di qualcosa. Tu cerchi di fare colpo su di me? Natsuki scruta con attenzione la mia poesia ancora una volta. Poi la poesia scivola dalle mani e flutta fino al pavimento. Devo andare in bagno. Rossa in volto, Natsuki esce in fretta dall'aula. Ehi Kirio, hai fatto qualcosa a Natsuki? È solo che l'ho vista scappare così. Non hai fatto niente di terribile, vero? No, le ho solo detto che... La voce mi si strozza in gola. Non posso certo dire a Monica che sto cercando di far colpo su Natsuki. Monica vede la poesia sul pavimento e subito la raccoglie. La legge senza perdere il sorriso. Ho capito. Questa l'hai scritta per Natsuki, vero? Cioè... Non proprio. L'altro giorno le era piaciuta molto la tua poesia, dico bene? Mi sorprende che tu conosca già così bene i suoi gusti. Sei sicuro di non barare, Kirio? Barare? Che vuoi dire? Non importa, sto solo scherzando. Se era una frecciatina, non l'ho capita. Comunque, cosa pensi che provi Natsuki per te? Ti fai i fatti tuoi, Monica! Oh, non c'è bisogno che tu risponda. Solo uno spunto di riflessione. Ehi! Natsuki si avvicina e strappa la poesia dalle mani di Monica. Non ci eravamo minimamente accorti che fosse rientrata in classe. L'hai letta, Monica? Ma certo, mi è piaciuta. Oh, dovresti davvero smetterla di leggere la roba che non è per te. È un brutto vizio il tuo. Ma questa poesia l'ha scritta Kirio e qui condividiamo con tutti, giusto? Oh, Natsuki si paralizza. Ha dimenticato che la mia poesia tecnicamente è di pubblico dominio. Ok, penso che Kirio non voglia più condividere questa poesia con tutti e comunque nessuno vorrebbe leggerla. Anzi, diciamo che la tengo io. Se insisti. Cosa? Perché quella faccia? Quale faccia? Ah, lascia stare. Ah, Natsuki, ti lascio la poesia, ma non è giusto nei confronti di Sayori. Non l'ha ancora letta? E allora? Beh, forse Kirio ha ragione, Natsuki. Non dovresti impedire agli altri di leggerla. Va bene. Natsuki mi restituisce la poesia. Tanto non le piacerà mica. Comunque adesso leggi la mia. No, non te la lascio. È l'unica copia che ho. È la poesia di Emi che ama i ragni. Ma Emi è schifosa, il mondo sarebbe molto meglio se i ragni non piacessero a nessuno, adesso lo dico a tutti. Niente male, sì, e questo la skippiamo. Sai, sono felice che apprezzi questo tipo di scrittura. Cioè, so che ne stavo parlando solo ieri, ma beh, è stato bello condividere quello che scrivo con te. Perciò considerati fortunato, ok? Beh, grazie della sincerità. E questo cosa vorrebbe dire? Sono sempre sincera. E dai... Aspettati qualcosa del genere anche domani, ok? Va bene. E adesso chi la facciamo leggere? A Sayori, povera stellina. Oh, questa mi piace, Kirio. Ha dentro delle belle emozioni. Ah, sono contento. Vuoi dire che è meglio di ieri? Fammi pensare, non lo so. Direi che mi piacciono entrambe. Non sei di molto aiuto, sai? Beh, non sono molto brava a capire se le poesie sono belle o brutte, ma è per questo che vado dove mi porta il cuore. Se mi fa provare qualcosa, allora deve essere una bella poesia. Non sono sicuro che sia proprio così che funziona, ma immagino che trasmettere sentimenti sia una parte piuttosto importante. Già, può darsi. Francamente non so nemmeno che stile ti piace. Buona idea, neanche io. Perché non provi almeno a pensarci un po'? Oh, vuoi scrivere qualcosa per me? È così dolce. Sì, figurati. Ma tu pensi sempre agli altri. Ogni tanto dovresti pensare anche a te stessa, o finirai per farti del male da sola. Beh, non so bene cosa intendi, ma vedo di tenerlo a mente. Beh, non importa. Comunque vediamo.
Credo che mi piacciono le poesie allegre. Aspetta, a volte mi piacciono anche le poesie tristi. A volte un po' tutte e due. C'è una parola apposta per dirlo, ce l'ho sulla punta della lingua. Dolce amare? Già. Mi piacciono le cose allegre e le cose tristi. Allegre e tristi? Non mi sembri il tipo a cui piacciono le cose tristi, Sayori. Beh, quelle allegre mi piacciono di più, ma a volte quando hai come un nuvolone in testa, una poesia triste ti permette di abbracciare il nuvolone e far brillare un arcobaleno felice. Che frase poetica, Sayori. Ah, davvero? Forse sto davvero imparando a esprimere meglio i miei sentimenti. Grazie, Kirio. Bisogna che me lo scriva. Adesso puoi leggere la mia poesia, ok? Bottiglie. Questa è veramente triste, la poesia delle bottiglie. Pensieri felici, pensieri felici, pensieri felici in briciole su tutto il pavimento. Adesso la mostriamo a Yuri, che non ci vorrà parlare probabilmente perché pensa che ce l'abbiamo ancora con lei. E poi tocca a Monica, che però la poesia l'ha già letta. Ciao di nuovo, Kirio. Natsuki te ne ha fatte vedere di tutti i colori. Sono contenta che voi due andiate così d'accordo. Diciamo di sì. Comunque ho già letto la tua poesia, ma ora leggi pure la mia. Mi piace come è venuta, spero che piaccia anche a te. Salvami e caricami, seno, coseno e tangente. Kirio ovviamente non capisce niente di quello che ha letto, ma la giornata scolastica è comunque verso la fine. E quando Sayori ci chiede con chi torneremo a casa, mi dispiace Sayori, ma per stavolta io tornerei a casa con Natsuki. Tornare a casa con Natsuki? Perché l'idea mi fa battere il cuore all'impazzata? Cioè, credo che avrei paura di come reagirebbe se mi rifiutassi. Non è forse graziosa? Non è divertente stare con lei? Ma questo ora che c'entra? Ah, allora lo ammetti? Dai, tanto non ha nessun senso fare delle ipotesi su una cosa che non succederà mai. Beh, forse, ma mi piace pensarci. Fra poco non avrai più bisogno di me, sai? Bisogno? Sayori? Non so proprio cosa ti passi per la testa. Scusa? Siamo tutti diversi, nessun membro del club può sostituirti. Ah, se lo dici tu? La conversazione si spegne e io mi sento in imbarazzo. Però la colpa è un po' sua per avermi messo alle strette con quella strana domanda. Non posso mentirle, ma se qualcosa la rende felice non vorrei mai portarglielo via. Per questo ho detto che non ha senso fare ipotesi. Comunque mancano ormai pochi giorni al festival. Chissà cosa succederà nel frattempo. Caro Kirio, è meglio che tu non lo sappia, e siamo di nuovo al momento in cui bisogna scrivere una poesia, ma questo lo vedremo nel prossimo episodio. Mi raccomando, fatemi sapere se volete che vada avanti con Natsuki, poi con Yuri, poi con Monica, e fatemi sapere anche cosa ne pensate di questa run. Ovviamente prima di entrare nei problemi devo prima fare le run di tutte le ragazze, altrimenti il finale buono non lo otterremo mai. Grazie a tutti, alla prossima con il magico mondo delle poesie kawaii, Natsuki e Kirio Eterna Love. Ciao ciao! Mi piace così tanto il colore dei capelli di Natsuki. Così carina e pucci, ciao!